I posti si sono ridotti al lumicino e il web non è arrivato in soccorso di coloro che svolgono soltanto lavoro giornalistico senza avere altre occupazioni, così come ci si augurava qualche anno fa. Il tutto porterà un ulteriore dramma, quello delle pensioni ridotte davvero all'osso, legato poi a un altro discorso, quello della mancanza di tutela per i giornalisti veri, non quelli improvvisati o quelli che giochicchiano per scrivere e uscire in video, quelli che hanno provocato tanti guai a questo importante settore. Argomenti trattati anche durante la nona edizione del premio Mimmo Castellano dell'Asso Stampa Valle del Sarno, che si è tenuto anche quest'anno a Castel San Giorgio. Noi giornalisti abbiamo un compito in più, lo avevamo sempre dall'origine come nostra mission, ma noi abbiamo il compito di contrastare le fake news, di denunciare le fake news, di verificare le notizie, cose che avremmo dovuto sempre fare, in gran parte abbiamo sempre fatto, oggi va fatto ancora di più. Verificare la notizia, guai se siamo noi poi ad alimentare, noi dobbiamo contrastare, denunciare e far emergere il buon giornalismo. C'è il secondo argomento, sì, che mi tocca ascoltando anche qualche collega qui in aula, c'è la difficoltà di reperire lavoro vero, con editori che ahimè purtroppo sottopagano, ma questo è un problema vecchio. Il problema adesso è proprio trovarlo il lavoro, detto che la disoccupazione nazionale in tutti i settori purtroppo ci dice che l'indice è ancora molto alto. Come possiamo dare lavoro, visto che il web non si autoregolamenta e potrebbe invece essere una frontiera per nuovo lavoro? Sì, il web sta dando grandi opportunità, però poi i posti di lavoro che si sono persi nella carta stampata, anche in alcuni settori della televisione, nella free press, il web non li ha recuperati e non li recupera, quindi diciamo riesce ad arginare in parte. Quello che si è perso negli ultimi 10 anni è qualcosa di enorme, il numero di copie, di posti di lavoro, riescono a lavorare soprattutto quelle persone che riescono, perché le assunzioni sono pochissime poi in tutte le redazioni, quindi aumentano i free press, i freelance, e quelli che riescono diciamo a creare opportunità di lavoro sono quelli che magari si mettono insieme, 2 o 3 ragazzi fanno una cooperativa, H24, cellulare acceso anche di notte, correre, fare l'immagine e poi naturalmente da questo diciamo utilizzare tutta la multimedialità. In questo senso, come dire, non c'è un'agenzia del lavoro, le opportunità sono poche, lo sappiamo, ogni tanto c'è qualche buona notizia, spesso ci sono cattive notizie, noi speriamo che si inverta questo trend e che diciamo, come dire, venga rimarginata la perdita di posti di lavoro che è stata pesante in tutta Italia e anche in Campania e che si riesca diciamo, a invertire, ad avere finalmente un segno positivo. Per l'Ordine Regionale della Campania, e quello che sta mettendo in campo l'amico Ottavio Lucarelli con i corsi di formazione professionale sono la prova provata che noi vogliamo dei giornalisti sempre più preparati, sempre più attenti, sempre più professionalmente preparati per affrontare proprio gli argomenti come lei diceva. Questo problema invece nasce poi con i grandi motori di ricerca, con internet, dove tutti si improvvisano giornalisti, ma non lo sono affatto, e troviamo delle notizie di natura spazzatura. Arriveremo a una regolamentazione anche del web? Ci stiamo per arrivare? Questo purtroppo dipende dal governo, dipende anche dai regolamenti internazionali, è molto difficile una regolamentazione del web, che io ritengo però necessaria, fondamentale e purtroppo improcrastinabile, si deve fare presto. Ne esce con un riappropriarsi della professione giornalistica, sbaglia chi dice che la professione giornalistica è la fine, viste il web come citavi tu giustamente, anzi ci sarà sempre più bisogno di mediatori della informazione preparati, che facciano da ponte fra l'informazione reale, corretta e i fruitori dell'informazione, naturalmente non solo più sui giornali di carta stampata ma su tutti i media. Sono ancora utili le istituzioni giornalistiche, è ancora utile l'ordine, è ancora utile il sindacato, è ancora utile l'istituto di previdenza dei giornalisti? Noi riteniamo di sì, non per mero assunto corporativo,
ma perché riteniamo che, specialmente ad esempio come si citava l'Istituto di Previdenza, IMGI, che è sostitutivo dell'AGO, ma è anche sostitutivo della gestione separata INPS, quindi da un lato per i dipendenti, dal lato per i liberi professionisti, è un'opportunità. È chiaro che l'IMGI 1, cioè l'IMGI che si occupa dei dipendenti, è in crisi. Perché in crisi? Se ne entra uno nella professione e ne escono 20, sarà per forza. Il problema è, pur essendo una gestione sanissima, però il problema ci sono. L'IMGI 2 invece è con capitale incredibile, perché è a capitalizzazione pura. È chiaro che il problema cosa sarà? Dare una pensione dignitosa, e sinora non è così, perché se uno versa poco avrà poco, ma questo sarà tutta la previdenza anche a livello nazionale entro il 2050, anche l'INPS. Quindi cosa abbiamo cercato di fare come IMGI? Abbiamo cercato di sviluppare il welfare, quindi convenzioni con la CASAGIT, la Cassa di Assistenza dei Giornalisti, e altre possibilità che fanno sì che il giornalista iscritto all'IMGI possa avere dei ristori che compensino una pensione che, se il versamento è bassa, sarà minima. Ecco, quindi ci dobbiamo anche ingegnare a trovare delle soluzioni, ma questo vale per i giornalisti, ma vale per tutti gli altri lavoratori.